E adesso tocca ai giovani, sono arrivati in tantissimi, voi non li avete visti ma noi dal palco sì, perché erano là dietro e sono arrivati in tantissimi ancora una volta. Sono la nostra forza, sono la il nostro futuro. E il commissario federale Andrea Crippa, vieni Andrea, eccolo qua, li rappresenta tutti, i giovani padani! Innanzitutto grazie, primo ringraziamento vanno ai 600 giovani che oggi sono in questa piazza cittadella per ribadire quali sono i loro valori e quali sono i loro ideali. Quali sono i valori e gli ideali dei giovani padani? Innanzitutto l'autonomia e l'indipendenza. Noi lottiamo e lotteremo sempre per l'autonomia e l'indipendenza, perché il nostro primo nemico si chiama Stato italiano. Uno Stato italiano che mantiene ancora oggi, a spese nostre, 28.000 operatori forestali in Sicilia e 3.000 falsi invalidi in Campania. Che gli operatori forestali in Sicilia se li paghino i siciliani e che i falsi invalidi in Campania se li paghino i campani, perché noi nord non abbiamo più soldi da dare a nessuno. Uno Stato italiano che spende 2 miliardi di euro per gli immigrati clandestini che oggi anche in Veneto sono negli alberghi con vitto e alloggio pagato, e i nostri giovani, i nostri anziani sono in mezzo a una strada o sotto un ponte senza la certezza di un lavoro o senza la certezza di una pensione. Noi stiamo con i nostri giovani, con i nostri anziani, e che mandino a casa domani mattina gli immigrati clandestini, perché non c'è più posto per nessuno. Ho sentito prima i nostri sindaci, lo Stato italiano che costringe i nostri sindaci a non poter spendere i soldi che hanno in cassa perché vincolati dal patto di stabilità. Cioè quei soldi dovrebbero servire come fondo di garanzia per quei comuni che i soldi li sperperano. Ricordo che abbiamo già dato svariate centinaia di migliaia di euro per il ponte di Messina o per la Salerno-Reggio Calabria, e non sono mai stati costruiti né il ponte di Messina e non è mai stata finita la Salerno-Reggio Calabria. Non siamo più disposti a darvi un euro, i soldi dei cittadini del nord devono rimanere al nord. E quindi da questo palco, da questa piazza, chiedo ai miei due presidenti di regione, Luca Zaia e Roberto Maroni, di andare avanti sul referendum per l'autonomia e per l'indipendenza, perché il popolo lombardo e il popolo veneto è dalla vostra parte, senza indugi, senza scendere a compromessi con nessuno. È solo la Lega Nord che può portare avanti questa battaglia. Noi ci siamo, insieme possiamo fare la rivoluzione. L'Italia l'hanno fatto in mille, i militanti della Lega, gli amministratori della Lega, questo Stato lo possono distruggere e lo possono rifare da zero. Se voi ci siete, noi ci siamo. Viva la Lega Nord, viva Matteo Salvini, viva i giovani padani e Padania Libera.